Che cos'è il peer-to-peer lending? In parole molto semplici. Per peer-to-peer lending si intende prestito tra privati, cioè persona A che presta soldi a persona B. Le piattaforme di peer-to-peer lending non sono altro che degli intermediari che si mettono in mezzo tra le due persone, prendono soldi da chi li vuole prestare e li distribuiscono invece a chi chiede prestiti. Un po' come fanno le banche che prendono i soldi da noi, i nostri soldi che mettiamo nel loro conto correnti, e li prestano poi ad altre persone. Solo che qui la differenza è che siamo direttamente io a persona, io tramite una piattaforma di peer-to-peer lending posso scegliere a chi dare i miei soldi. La piattaforma non farà altro che da intermediaria. Questo perché se una persona ha bisogno di 100.000 euro, io però ho solo 100 euro da investire in quel determinato prestito, io posso comunque investire quel prestito con i miei 100 euro. Questo perché la piattaforma dividerà quel prestito in quote che poi verranno divise tra i vari investitori in base a quanto essi vogliono investire. E ovviamente poi verranno ripagati in proporzione a quanto hanno investito. Facciamo un esempio. Una persona chiede in prestito 100 euro con un tasso del 10%, quindi in totale dovrà poi restituire 110 euro, cioè 100 euro più il 10% di 100. Tre persone prestano soldi a questo debitore. Tutte e tre li prestano in maniera differente. Il creditore 1 ne presta 60, il 2 30 e il 3 10. Questi tre creditori ovviamente riceveranno al termine del prestito, quindi quando il debitore avrà ripagato il prestito, riceveranno ciò che hanno prestato più il 10% di ciò che loro hanno prestato. Infatti, come vedete, il creditore 1 riceverà 60 euro più il 10%, quindi 66, il 2 riceverà 33 e il 3 riceverà 11. Se fate la somma, 6 più 3 più 1 otterrete 10 euro, cioè il 10% di 100. Questo è come vengono distribuiti gli interessi sui relativi prestiti in base a quanto uno decide di prestare. Trattandosi di prestito tra privati, il rischio è molto molto alto. Perché? Perché una persona qualunque potrebbe andare da una piattaforma di peer-to-peer lending a chiedere soldi, questa potrebbe darglieli e poi questa qui potrebbe non ripagarli e di conseguenza le persone che tramite la piattaforma hanno investito in questo prestito poi ci vanno a perdere. Perché se è vero che alcune piattaforme danno delle garanzie, altre no, garanzie o meno, il rischio resta comunque elevato e infatti a parità di rischio elevato sono alti anche i rendimenti. Gli svantaggi principali quindi di questo tipo di investimento sono tre: c'è il rischio che il prestito non venga ripagato, c'è il rischio che la società che fa da intermediaria, quindi la piattaforma di peer-to-peer lending, fallisca. Il nostro investimento è poco liquido perché il prestito che io vado a fare ha una durata e io non otterrò indietro i miei soldi con gli interessi a me dovuti se non aspetto il termine di questa durata. Perciò io non posso riavere i miei soldi indietro dall'oggi al domani, devo sempre attendere la fine dei prestiti nei quali investo. Di piattaforme di peer-to-peer lending ne esistono varie, io ve ne nomino giusto due, Bondora e Mintos. Entrambe danno la possibilità di scegliere i singoli prestiti nei quali investire scegliendo noi, quindi tramite vari parametri, vari filtri in quali investire. Però c'è da dire una cosa su Bondora. Bondora offre una cosa chiamata Go and Grow, che non è altro che un piano che ci dà un rendimento del 6,75% annuo, non garantito ovviamente perché i prestiti possono andare male, però un rendimento medio. E l'unica cosa che noi dobbiamo fare è dare i nostri soldi a Bondora. Poi sarà Bondora a investirli con un profilo di rischio medio-basso, perché il 6,75% è un profilo di rischio medio-basso. Si può guadagnare una percentuale anche più alta con il peer-to-peer lending, ovviamente andrà ad aumentare il rischio. Comunque, noi diamo i nostri soldi a Bondora e poi sarà Bondora che li investirà come meglio crede in più prestiti, quindi avremo anche una diversificazione del nostro investimento. Noi l'unica cosa che dobbiamo fare è mettere soldi sul nostro piano Go and Grow e vedere gli interessi aumentare. Anche con Bondora però c'è la possibilità, come su Mintos e come su tutte le altre piattaforme di peer-to-peer lending, di andare a scegliere noi investitori direttamente i prestiti nei quali vogliamo investire. Queste sono le piattaforme di peer-to-peer lending in poche parole. Ovviamente ci si potrebbe fare un discorso molto più approfondito, però io sono qui per spiegarvelo in maniera semplice e concisa. Spero abbiate capito, se avete qualche dubbio lasciate un commento qui sotto, vi faccio sapere che in settimana o settimana prossima uscirà un video dedicato su Bondora e noi ci vediamo in un altro video, mettete pollice in su. Ciao a tutti!